bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi, quinto giorno, giorno numero 5, sto continuando a fare ed eccolo grind. Giorno numero 5 ragazzi, dove io sono in vacanza, sono a metà vacanza, ma ho creato questa decade, cioè 10 deck costruiti con Log Rider da mostrarvi in questi video che purtroppo stanno o per fortuna, non lo so, stanno sostituendo le live delle 13. Quindi ragazzi, il quinto deck è quello che state vedendo proprio in questo momento: Og Rider, Gang di Goblin, Moschettiere, Fireball, Scheletri da 1, Golem del Ghiaccio, Princess e Cavaliere. Come facciamo ad usare questo deck, ragazzi? Ovviamente non vi sto neanche a dire dell'Og Rider, che deve essere giocato davanti come push principale per andare dritto dritto verso la torre e distruggerla. In questo caso potremmo giocare un Golem davanti e fare il push con l'Og Rider, quindi Og Rider che spinge il Golem, loro mettono le truppe in difesa, Golem che esplode e rallenta l'attacco delle sue truppe. Gang di Goblin, altra carta molto interessante da giocare in combo con l'Og Rider, perché Og Gang è un'ottima combo ragazzi, può veramente spiazzare il nostro avversario, danneggiarlo in maniera molto molto significativa. Moschettiere e Princess, due carte che devono essere giocate in difesa o in apertura di un attacco ovviamente, quindi sempre nelle retrovie. Cavaliere e Scheletrini invece, carte che vanno usate più per distrazione, anche se trovassimo l'occasione giusta potremmo giocare il Cavaliere davanti come push insieme all'Og Rider. Quindi non aspettiamo altro e andiamo dentro nell'arena ragazzi. Pollicione in su se vi sta piacendo il video ragazzi. Siamo contro Tete Eric dei Ragnar Royal, quindi facciamo subito un'apertura con il Cavaliere, vediamo se lui gioca una Princess, quindi mi può andare bene qua, sarebbe stato bello avere un tronco, purtroppo non ce lo possiamo permettere, quindi Princess anche per me molto indietro. Hai capito? Mettiamo un Golem davanti al Cavaliere, gli mettiamo uno Grider, andiamo a spingere noi ragazzi, a spingere noi. Bene anche la Fireball sulla Strega Notturna, dovrebbe eliminarla, e intanto la Princess va a danneggiare in maniera molto interessante il suo mastino lavico. Mettiamo dietro anche il Moschettiere che servirà tra qualche istante, vediamo anche gli Scheletri, peccato per la fuorilegge ragazzi e per quel Miner che va sul mio Moschettiere. Bene il Golem del Ghiaccio, subisce i primi danni, purtroppo nulla da fare, crolliamo inesorabili sotto questo attacco micidiale da parte sua ragazzi. Fuorilegge, mamma mia, devastante insieme ai cuccioli lavici. Ok, lui è costretto a usare un'orda, abbiamo ancora 1:50 davanti, non facciamoci prendere dal panico, mettiamo giù la Princess e piuttosto facciamo una pushata Prince Og Rider, vediamo Princess Og Rider, vediamo se ha senso fare così. La Princess va ancora, io no, farei Og Gang di là, farei Og Gang di là, vediamo se entra la Og Gang ragazzi, vediamo se entra la Og Gang, anche lui gioca l'orda di Sgarry purtroppo, e quindi niente da fare neanche in questo frangente. Va con il Moschettiere, io gli Scheletrini, ho giocato malissimo questo Moschettiere, ma no, in realtà forse bene perché può aiutarmi a salvare la torre da danni ben più gravi. Cominciamo a fare un po' di danni con la Princess, portiamo la torre a portata di Fireball, non sarebbe male. Princess 1, ne tira 2, va benissimo così, forse ne riesce a tirare anche 3. Bene, dovrebbe essere a portata di Fireball, esatto. Diamo un bel Golem qua davanti che può subire senza nessun problema i colpi della sua orda, gli mettiamo una bella Gang di qua, lui dovrebbe giocare di là, esatto, la Strega Notturna, andiamo con Og Fire ragazzi, Og Fire micidiale che va a colpire la sua orda, 1662, adesso mettiamo la Princess, 232 la sua torre, la Fireball va giocata obbligatoriamente di là ragazzi, obbligatoriamente, riusciamo, ah no, non riusciamo, peccato, pensavo di aver deviato la fuorilegge, invece non è stato affatto così, devo continuare a spingere di qua, 20 i secondi alla fine. Princess e Gang che stanno facendo abbastanza male insieme all'Og Rider, 14 secondi ragazzi, continuiamo a pushare, li tiriamo giù la torre di là, 586, attenzione al Miner, attenzione al Miner, Golem del Ghiaccio serve assolutamente lì,
serve assolutamente lì il golem del ghiaccio, serve lo grider, lui gioca la princess, vediamo dove gioca la fuorilegge, speriamo non la giochi centrale, dai che si deve difendere, si difende infatti la fuorilegge, va di là, 202, siamo a portata di fireball ragazzi, ci siamo, la preparo, la tiro, la fireball, boom, giù la torre ragazzi e andiamo a portare a casa un altro risultato, yeah ragazzi, come vedete molto difficile questa giocata, è stata giusto l'idea che mi è venuta in mente di non fargli girare più il suo mastino lavico ragazzi, il deck lo state vedendo ancora interessante da giocare e abbiamo sofferto contro un deck mastino, non avevamo le difese, avevamo è vero il moschettiere ma non che non avevamo le difese, non avevamo gli edifici per deviarlo, quindi direi che è andata molto molto bene. Beh ragazzi, io spero che questo quinto video vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel like al video se vi piace e se vi piacciono anche gli altri e di iscrivervi al canale YouTube. Vi ricordo che tra qualche giorno riuscirò a tornare, tutto tornerà come prima ragazzi, faremo le nostre live quotidiane e serali e per questo io vi ringrazio per rimanere sempre qua sul canale di Xyuder. Noi ci vediamo presto, ciao!